Buonasera, buonasera a tutti, bentornati all'appuntamento mensile con il Frusciuli Frusciante, con Federico Frusciante. Oggi parleremo delle ultime grandi opere di grandi maestri. E allora, buonasera, buonasera a tutti. Come ho detto poco fa, oggi puntata molto particolare perché parleremo di grandi maestri che non ci sono più. In particolar modo parleremo delle ultime grandi opere di questi grandi maestri che non ci sono più. Hanno lasciato un loro testamento con queste opere? Chissà, ne parleremo con Federico. Faccio entrare Fede. Vediamo un po'. Eccolo qua. Federico è in diretta. Federico, ci sei? Ciao, ciao. Mi vedi? Sì, sì. Ecco, stavolta mi vedi, visto? Ho avuto un po' di casino qui. Tengo luce perché impazzisco. Ho avuto un po' di casino perché non mi andava il collegamento solito sul pad. Ah, ok. No, l'importante è che mi vedi, perché ti ricordi le ultime dirette non mi vedevi più, ti ricordi? No, ora ti vedo bene. Sono questi problemi Instagram che vanno e vengono. Allora, bello sto cappellino! Mal di testa. Quindi. Mal di testa. Con un bello... guarda, a me mi passano con l'Occitask. Piccolo, piccolino così, da mettere sotto la lingua. Io se ce la faccio non lo prendo. Se poi... Vabbè. Devo prendere, allora, perché oggi parleremo un po' Fede? Mi incoglionisco un po'. Lo so. 2012. Allora Fede, noi oggi parleremo di tutte le ultime opere dei grandi artisti, no? Saranno un loro testamento, vedremo, questo lo scopriremo mano a mano, anche perché di solito, insomma, quando un regista fa quella che poi diviene la sua ultima opera, non credo che, insomma, facendo le corna, a meno che non si portino gli alla da soli, insomma, o che non siano visionari, insomma, non credo che si aspettino di morire il giorno dopo, qualche tempo dopo. Quindi vedremo se poi è testamento o non è testamento. Forse di alcuni, tipo Lucio Fulci, probabilmente si sentiva l'aria. Però, insomma, tra poco ne parleremo di queste ultime opere. Però non possiamo fare finta di niente. Qualche giorno fa è morto Aldo Lato. Aldo Lato, che è stato un grandissimo regista, si dice di thriller degli anni 70 soprattutto, però non ha fatto solo quello, se no sembrerebbe ingabbiato solamente in quello. Poi sicuramente le opere principali saranno quelle thriller degli anni 70, però Aldo Lato fortunatamente è stato anche molto di più, ne avevamo parlato anche con lui, insomma, in privato. Un tuo pensiero su Aldo? Che dire, io l'ho conosciuto tanti anni fa. Ci ho passato un paio di giornate al Pipigliolo Festival, dove venne e si introdusse insieme alla Corte Notte delle Bambole di Vetro, per l'appunto, e ci fece una bella discussione lì, e poi fortunatamente abbiamo avuto la possibilità di passare la giornata insieme a parlare, perché era un uomo pieno zeppo di cose da dirti, e poi era un po' più giovane, non che fosse giovane, perché comunque fortunatamente dispiace che sia morto, ma non è morto giovane, quindi già quando l'ho conosciuto io aveva quasi 90 anni, una cosa del genere, quindi 80 anni, ed aveva però lucidissimo, una persona lucidissima, con le sue idee, diritto, ironico a bestia, non si prendeva mai sul serio, meno con me, però quando parlava delle sue opere tutte, in realtà in privato era molto più serio che in pubblico, nel senso che sapeva quello che valeva e sapeva anche forse, per quello che mi disse così, di aver perso anche un po' il treno in un certo senso come regista, sì. di poter aver dato anche di più. Io chiaramente gli ho detto, ci ha dato almeno 3 film, che chiunque li avrebbe voluti girare. Quindi io ho un ricordo completamente positivo di una persona che aveva tantissima voglia di raccontare non solo il cinema, ma proprio l'epoca che viveva, tutto. Tra l'altro, tu sei stato testimone alla prima edizione del Vespertine Awards, quello che ha fatto, sì. Di tutto, ma poi, no? Dopo, io l'ho rivisto un altro paio di volte, ma erano comunque 2-3 anni che non ci vedevamo. La persona così invece mi ha riconosciuto subito, quindi mi ricordo che al Vespertine era lucidissimo.
cioè proprio anche troppo, cioè Hai visto come veramente ballava? lucidissimo. Hai visto come Sì, ma ballava? Pum, lucidissimo, pum, pum, come mi pum, pum. vede, è frusciante, ci si rivede, oh, cavolo, ma comunque ha un'età. Ah, quindi la persona che chiaramente E è dire che proprio poi l'età, non Federico avrebbe sembra dovuto. passato tanto tempo, era solamente lo scorso agosto Sì, dello scorso sembra chissà anno, quando. un anno e 3 mesi, un È un anno e tre anno, sai. mesi, un anno e tre mesi. Purtroppo per noi che ancora siamo di mezza età è un anno È un relativo, anno per una persona anziana, relativo. per la Eh persona sì. anziana è un anno, cioè bisogna sempre andare Sì. avanti e via. Sì, tra Purtroppo, l'altro, purtroppo allora è così. vi annuncio qui in diretta con Federico che tra l'altro tra domani e dopodomani faremo un annuncio riguardante Aldolado di comune accordo con la famiglia. Quindi tra domani e dopodomani faremo un annuncio importante, va bene? Allora, abbiamo ricordato Aldolado, adesso passiamo ovviamente. Ah, beh, sempre parlando di Aldolado, visto che ci siamo, hai mai visto la sua ultima opera, Il notturno di Chopin del Sì, 2012? lo vidi nel 2013, l'ho visto 10 anni fa, film a basso budget, chiaramente girato quasi con niente, però aveva una poetica, aveva delle cose molto belle, intorno a qualcosa che un po' zoppicava, ma non era assolutamente un film perfetto, però era anche un film abbastanza particolare, quindi boh, probabilmente lo dovrei rivedere. Non ha avuto una buona No. distribuzione, quindi è un problema rivederlo. Io poi che non uso la roba di streaming, lo fai, diventa veramente difficile. Però io me Assolutamente. lo ricordo come un film di una persona che tornava al cinema dopo un po' e che comunque lavorava con quello che poteva, ma c'aveva però un tocco. Cioè, le mani dietro, la mano si nota sempre anche nei film peggiori Tra dei l'altro di film, dei registi. Aldo, tra le tante opere scritte, di libri, vi ricordo che c'è un libro che lui ha scritto delle opere fatte e incompiute che lui non ha Sì. mai portato a termine. Quindi Me le legge. spedì tutti. Fui molto felice perché il nostro primo incontro in realtà non fu di persona. Ma quando uscì il suo primissimo libro me lo spedì in negozio, dicendo Frusciante, guarda le recensioni. Perché mi fece piacere che mi fece leggere il libro. E poi ci siamo incontrati. Quindi sono libri anche molto belli, molto interessanti. Sì, Scrive assolutamente, benissimo, assolutamente. Poi scrive benissimo. ho mandato anche una parte di biografia, spero, perché alcuni mi hanno detto che l'aveva conclusa, altri della sua biografia mi hanno detto che non l'aveva conclusa. A me ad aprile aveva detto che invece era finita ed era doveva mandare ovviamente a chi di dovere, stava cercando chi la potesse appunto insomma farlo diventare un libro. Questo è ad Stampare. aprile, quindi io quindi non so da aprile che insomma, quanto cammino ha fatto la sua biografia. Speriamo però che posso uscire. Io purtroppo ho parlato pochissimo con il figlio fuori dal funerale. Tra l'altro, eravamo in 45 parenti, io, Marcus e Marco Werber, il compositore. Quindi è stato è stato molto commovente, molto intimo il tutto. Però si sentiva la presenza di Aldo, Immagino. assolutamente. Si sentiva. Vabbè, allora passiamo adesso alle ultime opere dei registi. Prima di visionare quelle che tu ben sai, allora la domanda nasce. Ecco, c'è sta il mio gatto che è rimasto chiuso fuori. La domanda nasce spontanea, Federico. Di solito le ultime opere dei grandi maestri, stiamo parlando di quella, sono dei testamenti involontari? A volte sì, a volte no, escono anche postumi, quindi probabilmente sapevano già che sarebbe stato un testamento che non avrebbero potuto fare altro. Bisogna vedere la condizione del regista, di come si Bisogna vedere. sentiva. Sono testamenti sicuramente, se è l'ultima opera, è l'ultima, vale come testamento artistico, intendiamo, non fisico, però con le porte del Assolutamente. silenzio di Fulci non è un testamento reale, perché lui ha campato qualche altro anno, magari poteva andare meglio. E Allora, poi è morto anche per un mezzo infortunio, quindi boh, secondo me è a seconda. Guardiamo film per seconda. film come si Guardiamo sente. film per film. Allora, partiamo dal grande maestro del brivido, del giallo, del no? Il Riconosciuto da tutti, che io amo, Alfred Hitchcock, che io amo in assoluto, re. quasi tutti i suoi film. Il re, è vero, il re quasi, re assoluto. Tutti dobbiamo a lui tantissimo. Complotto di famiglia. Tra l'altro, io me lo ricordo molto vagamente. Adesso forse tra stasera e domani gli voglio ridare un'altra occhiata. No, no, io me lo ricordo abbastanza Tu bene. abbastanza.
Bene, Complotto di famiglia è un Abbastanza. film del 1976, già 47 anni, l'anno in cui è nata la sottoscritta, 4 anni dopo Alfred ci lasciò. Complotto di E famiglia. io, Complotto di famiglia, è un film particolare di Hitchcock. Mi pare che è scritto dallo stesso che aveva scritto Il Frigo Internazionale. Perché? È particolare perché, non tanto per l'ironia che Hitchcock ci mette dentro, tutte le cose sulla religione, la famiglia, cioè tutte le cose che hanno fatto Hitchcock, il voyeurismo, un certo tipo di modo di fare, ci sono tutte. Però è un film che cambia, così come con Frenzy. Riusciva a stare al passo coi tempi, così come ogni film riusciva a cambiare, con Complotto di famiglia cambia il cast, non c'è un cast che lui poteva permettersi di famosissimi, c'era addirittura Karen Black molto Karen giovane, Black, c'era un grandioso. cast molto, molto non di altissimo livello come diciamo star, e quindi era una cosa particolare perché Hitchcock ha sempre lavorato comunque con l'idea della grande star, delle grandi messe in scena in grandi palazzi, ha raccontato molta borghesia, molto altolocati i film, diciamo, del nostro Hitchcock a livello di gialli, così, insomma, era rarissimo, fosse l'operaio, era sempre il dottore, la spia, cose. Qui invece fa diciamo, una fauna di personaggi molto più terra e si avvicina in un certo senso a un altro tipo di cinema e diventa forse anche più sensuale in un certo senso, cioè si stava modernizzando, non era assolutamente fermo. Certo. Non può essere comparato con i capolavori del No, maestro, beh, non è ovvio. possibile, non ci si avvicina, però è un bel film, è uno di quei classici bei film che diventano testamento che non doveva esserlo assolutamente, lui stava già lavorando al film successivo, quindi quando è uscito Esatto. questo lui era più o meno, stava non benissimo, non era in salute, però non si sapeva, poi purtroppo è andato sempre più giù. Però il film fu anche una prima volta, purtroppo per la salute che aveva, fece improvvisare molto sul set i movimenti di macchina perché praticamente la regia che aveva preparato lui lo stancava troppo in un certo senso e quindi decise di tenere la macchina e fare la regia a seconda anche di dando libertà agli attori di muoversi sul set e quindi vedeva un po' come riuscire a fare il tutto. Quindi un certo tipo di esperienza anche diversa. Ecco. Per un Hitchcock sicuramente. Da vedere le ultime opere dei recisioni sono tutte da vedere sempre dall'inizio alla fine, vedere anche alla fine dove siamo andati. Secondo me Alfredone avrebbe potuto dare. Va ricordato che comunque è un film che è uscito dopo che era già uscito Romero, erano già usciti altri film Sì, precedenti. diversi Cioè, film. eppure quando lo guardi non sembra un film, ecco, di un regista che stava facendo film da 50 anni. Cioè, non sembrava mai che il regista fosse in mezzo secolo che stesse girando film. È tutto lì, appunto. Che fosse passato 50 anni dal pensionante, è impossibile che sia il solito regista, è un genio totale. Cioè, riusciva a parlare dei suoi temi attraverso qualcosa di personale e più moderno. Per, quindi per me Complotto di famiglia è assolutamente un testamento perché è l'ultimo film e quindi niente da fare come Tra tale, l'altro però non è voluto qui. leggo Fede qua al finale, no? Dice Hitchcock si congeda, leggo, Sì. spiritosamente con leggerezza ed eleganza dal suo pubblico. L'ultima inquadratura è il primo piano di Blanche che fa l'occhiolino allo spettatore, di schiacciate d'occhio metaforicamente complici con lo spettatore. Il cinema di Hitchcock è pieno, ma mai la cosa era stata esplicita a livello gestuale d'immagine. Si è dovuto attendere quella che è l'ultima inquadratura di una filmografia cinquantennale per arrivare a questa sorta di dichiarazione di intenti, di pubblica confessione, leggo qua. Sì, perché beh, in realtà è proprio uno sguardo diretto allo spettatore. Questa volta Hitchcock gli fa l'occhiolino, cioè come posso dire, si presta a svelare l'inganno. Non so se per consapevolezza appunto di dove essere l'ultimo film, ma da quello che so io no, perché stavo lavorando a quello dopo, anche se già stava male. Però sì, visto che il film comunque ha un'ironia stramba, ha una regia particolare, quindi ci sta tutto un finale del genere. Tra l'altro, l'ultimo cameo, lui ha fatto i camei ovunque, qui Hitchcock fa la sua ultima comparsa, una silhouette chiaramente immobile, intravista attraverso la porta a vetri dell'ufficio Certo. anagrafe della Contea, la porta reca proprio la scritta Ufficio delle nascite e delle morti, cioè sembra quasi, Non gli ha quasi portato fortuna, non gli ha, evidentemente. diciamo che non gli ha portato molta fortuna al grande Alfred Hitchcock. Tra l'altro leggo nella distribuzione che il film Complotto di famiglia ha incassato oltre 6 milioni e mezzo di dollari, che nel 76, sbaglio, non era malissimo per un film del No. basso budget, non era una cosa
credo, adesso non so quanto lui ci abbia speso per questo film, ma insomma, leggiamo anche qualcosa sulla critica. Il film fu definito commedia, mystery, thriller, opera buffa, complotto di famiglia, porta in sé frammenti dell'universo hitchcockiano, chiaramente il tema del doppio, il caso, le coincidenze, i travestimenti, il tema della finzione, l'istituzione famiglia, le difficili relazioni all'interno di essa. Truffaut dice: in complotto di famiglia ciò che lo interessava maggiormente era il passaggio da una figura geometrica all'altra. All'inizio vi sono due storie presentate in parallelo che poi si incontrano, si avvicinano, si incastrano l'uno nell'altra per formarne una sola alla fine del racconto. Paolo Mereghetti scrive: nonostante l'originale impianto narrativo tra suspense e ironia, il 53° e ultimo film del maestro non è, ma come hai detto anche tu, all'altezza ovviamente della sua leggenda. Anche se non mancano una buona dose di umorismo macabro, è una serie di attacchi ad alcune delle ossessioni di regista, come il sesso, la religione e soprattutto, lo sappiamo, il cibo che Alfred aveva. E poi Bill Cron dice: Complotto di famiglia è un film molto moderno che via via cinema, serie TV, fumetto e gira al parco dei divertimenti, le principali fonti di ispirazione del cinema hollywoodiano di oggi. Questi sono, diciamo, tre. Ma può andare abbastanza bene, cioè, insomma, sono tutti un po' troppo cattivi. Io lo trovo che per essere l'opera di un uomo che aveva già da 50 anni fatto film, che in realtà sono andato abbastanza d'accordo stavolta, incredibilmente, con Merighetti, però secondo me è a livello della sua carriera, non è a livello dei suoi capolavori, ma è a livello della sua carriera. Cioè, la leggenda del regista vive anche lì, secondo me, si vede proprio in alcune scelte, quindi Sì, vabbè, la critica dice quello che c'è vuole. tra l'altro anche chi dice che dalla critica comunque fu accolto favorevolmente, un film divertente e rilassante, il più allegro, uno Sì, tra i più certo. allegri di Hitchcock, quindi probabilmente in vecchiaia aveva anche questa, no, questa sorta di comicità, questa sorta di spensieratezza, di aprirsi, come fanno molti registi in vecchiaia. Sono più leggeri in teoria alcuni, almeno. Vabbè, questo è quanto. Andiamo avanti. Altro film. Andiamo subito al grande Lucio Fulci. Le porte del silenzio era il 1991 e qua. C'è chi dice che Lucio, questo potrebbe essere un testamento tra il volontario e Ma l'involontario, vero? Tu che io posso dire, ne pensi? testamento è perché, come si parlava prima, se quello di prima era sicuramente involontario, io non so, da quello che conosco su Fulci, da quello che ho letto, da quello che ho visto, credo che fosse una persona molto vogliosa di fare quello che c'era a fare, quindi secondo me non credo lo pensasse come un testamento, inteso come il suo ultimo film, perché poi voleva lavorare alla Maschera di Cera anche lui, cioè in realtà, quindi stava per fare un film con Dario Argento. Se quella notte non fosse successo che non prendeva l'insulina o quello che è successo, insomma, di tragico non sarebbe andata così. Anche E perché quindi, ricordiamo il film del 91, è morto molti anni, cioè cioè, qualche qualche anno annetto dopo, dopo, sì, nel certo, 96 se non erro, sì, e no? quindi stava per fare, insomma, La Maschera di Cera, che poi ha girato Stivaletti, ma era per Fulci, la riunione fra i due grandi maestri, Argento e Fulci, che andò male proprio perché Fulci morì. Quindi in realtà non credo lo volesse come un testamento. Lui voleva lavorare, solo che non arrivavano le offerte. Quando è arrivata, voleva lavorare, è andata male. Io trovo che Le Porte del Silenzio, prodotto dalla Film Mirage, che, come diceva il grande regista Massacesi, ha prodotto il suo film migliore con Le Porte del Silenzio, che è un grandissimo film horror, girato con pochissimo, con John Savage, col protagonista che era uno degli attori più interessanti negli anni 70 in America, che poi si è distrutto, ma che comunque riesce a dare bene a questa storia di questo uomo, praticamente, che al funerale del padre vede una donna e comincia a incontrarla, è un inseguimento continuo con se stesso, con la sua anima, con i ricordi, con una banda di musica jazz che lo perseguita con un orologio rotto. Sì, che suona come testamento, perché la morte è direttamente la protagonista del film, in un certo senso, e quindi che lui sentisse probabilmente di fare qualcosa che fosse vicino. Non ha molta ironia, è un film cattivo, in un certo senso, chiesloschiano, se vogliamo. Ma, quindi è un film che tira fuori la voglia di Fulci di fare un qualcosa che non fosse un horror puro, ma un film più metafisico, un film più appunto fantastico che horror, nel senso, come ci aveva abituato Fulci, nella violenza oppure Tra nelle l'altro, estetiche Federico, ne formali. abbiamo già parlato, no, di Lucio Fulci proprio qualche room fa, credo, ma dove praticamente Lucio ha pagato
dato lo scotto di venire da un altro mondo. Era il mondo musicale, era il mondo anche delle commedie. Lui faceva altro in realtà, cioè stava sempre nel mondo ovviamente artistico, ma faceva altro. Ha pagato questo scotto in maniera molto forte, molto potente. Ne abbiamo discusso anche la scorsa volta. Ma perché succede questo in Italia? In America è quasi un vanto fare più cose diverse tra di loro. Ma non è che paga lo scotto, sai, Fulci era partito che era il centro sperimentale, lo chiamavano, che era subito il nuovo Visconti, nuovo, cioè era partito con l'idea che tutti quelli che aveva intorno, gli intellettuali che lui frequentava, i cosiddetti intellettuali dell'epoca, però tutti, nessuno, Fulci non nascondeva di essere marxista all'epoca, di essere comunista, e quindi era con tutti a discutere questa cosa, che pensavano facesse il cinema impegnato, poi ha incominciato con Steno, queste cose. Totò, Franco e Ciccio, e quindi è stato un po' allontanato già da un tipo di cinema che a quel punto non ci credeva più, e quindi a trovare una produzione che avesse qualcosa, anche che magari dovesse dire qualcosa a livello più importante, era difficile. Si era fregato quello. E poi in realtà a un certo punto ha pagato lo scotto di non, secondo me, aver saputo scegliere a un certo punto progetti più come le porte del silenzio, e lasciar perdere tante cose televisive che aveva fatto, brutte, tanti film nell'ultimo periodo, che probabilmente uno voleva lavorare, aveva la forza, che però mancavano proprio di produzioni, c'è poco da dire. E quindi, perché per me più che altro ha pagato lo scotto di essersi ritrovato da solo, perché era sicuramente, come tutte le persone vere, dirette, che dicevano le cose che la gente non si vuole sentire dire, è messo da parte. L'idea delle commedie è relativa, secondo me è proprio la persona, che era una persona forte, che sul set trattava come voleva, che però tutti dicevano che era ironico e intelligentissimo, evidentemente ha pagato lo scotto di essere troppo ironico e intelligente. Era già un periodo in cui il cinema in Italia non lo producevano, poi è arrivato infatti il grande Aristidone, che ti ha prodotto Le Porte del Silenzio, che dopo Demonia e dopo Sodoma Scosto, film veramente mal riusciti, l'hanno riportato comunque a fare un film, secondo me, buono. Quindi secondo me è un bel testamento alla fine. Quando ha avuto qui, credo lo scorso anno, Antonella Fulci, la figlia di Lucio, se non ricordo male, lei raccontò gli ultimi anni veramente molto tristi. Mio padre era molto nervoso, mio padre molto spesso litigava con noi senza motivo, era molto deluso dal mondo cinematografico, ma soprattutto, questa è la rivelazione che ci fece Antonella, senza farci nomi, chiaramente. Era molto deluso da una schiera che lui le aveva rappresentato, diciamo, come amici, e che invece gli si sono rivoltati di spalle. Questo ci aveva detto, mi aveva molto colpito questa cosa che ci aveva detto Antonella Fulci. Quindi, gli ultimi anni, Antonella ci diceva che vedeva appunto la rappresentanza di Lucio quasi seduto su una poltrona di spalle, l'immagine che lei vedeva. Questo sicuramente ha fatto molto male, secondo te, a Lucio. Gli ultimi anni sono stati abbastanza pesanti. Evidentemente si è sentito malato, si è sentito tradito, forse, io no, questo non lo so, sono cose personali, da chi gli era vicino, magari si aspettava che gli desse una mano per fare un film, entrare produttori o registi che conosceva, Beh, attori, chiunque potesse. capita molto Il spesso, mondo devo del dirsi, cinema, il no? mondo del Diciamoci la cinema verità. mi dispiace, il mondo del cinema è così, Non è ci si che. dimentica troppo presto e troppo in fretta, siamo tutti amici e poi tutti nemici. Capita nell'ambiente, diciamo, di chi parla di cinema, figuriamoci dentro il cinema. Cioè, quindi è così, però questo sanno loro. Certo, fa tristezza sapere che Fulci, si sa anche dall'intervista, l'ultima intervista che fece lì, famoso documentario, si vedeva che Fulci anche sulla segretella aveva voglia, ancora era lucido, però c'era un risentimento e una voglia di fare che gli è stata negata, probabilmente il perché è vero lo sa solo lui, Ma e noi secondo te, si può solo Federico, tu ipotizzare. che sei un esperto, tu che senti, quant'aria di sfida, a parte ultimamente che poi avrebbero dovuto in qualche modo lavorare insieme, interagire, ma quant'aria di sfida c'era tra lui e Dario Vabbè, Argento? Cioè, questo era si sa, vera o era vero, no, era vera? era vero, cioè l'idea che ci fosse una voglia di dare Argento, in un certo senso di sminuire Fulci, definendolo più o meno una copia, insomma, se non c'ero io non c'eri te, ci fu anche casino per Zombie 2, insomma. Poi, naturalmente Fulci diceva, magari un'inquadratura come questa, Argento se la sogna, cioè c'erano queste imbricature, sì, io da quello che so proprio non si potevano vedere.
da quello che so non io. Mi ricordo in quale contenuto speciale ho sentito un audio di qualche DVD, non ricordo quale, ho sentito proprio un audio di Lucio Fulci che proprio parlava di Detergente, gliene ha detto, gliene ha cantato. Sì, però ah, poi da quello che so io, evidentemente sia l'uno che l'altro si sono incontrati veramente, perché probabilmente non si erano molto incontrati nella vita, si sono incontrati, hanno parlato, hanno trovato probabilmente molto in comune, due persone intellettuali, intelligenti, più o meno dello stesso pensiero politico, che stanno lì, si trovano evidentemente, e probabilmente anche Dall'Argento, crescendo, si sarà reso conto che comunque il buon Fulci lavorava nel cinema più di 10 anni prima di lui e che aveva scritto sceneggiature importanti anche appunto per un americano a Roma. Era un uomo di grande cultura musicale, insomma, Assolutamente, e sì. quindi evidentemente ha apprezzato, e infatti gli voleva produrre La Maschera di Cera, cioè c'è stato un riavvicinamento È totale, veramente perché un peccato appunto che non abbiano portato a era termine. partito proprio il progetto sceneggiatore, soggetto fatto da Fulci, avevano già chiamato anche Stivaletti, tutto quello si sa, Ma è un però peccato. poi andò così. Infatti venivano già le scritte MDC, il nuovo film prodotto da Dario Argento di Lucio Fulci, c'era le pubblicità, cioè se ne parlava, e invece purtroppo. Che abbiamo perso, va bene. Comunque, leggiamo ancora qualcosa sulla produzione delle Porte del Silenzio, un film chiaramente sfortunato che, come diceva il produttore Maffacesi, non ha venduto nemmeno una brochure. E in Italia è uscito in videocassetta, mentre in gran parte del mondo ovviamente è rimasto inedito, anche in seguito ovviamente al fallimento, come sappiamo tutti, della Film Mirage, di cui tanto mi ha raccontato il nostro Claudio Lattanzi, il nostro amico in comune. Fulci e Mastaccesi erano particolarmente affezionati al film. Al momento della distribuzione internazionale, Mastaccesi, visti i drammatici risultati dei precedenti film di Fulci, ha costretto il regista per la prima volta nella sua carriera ad assumere lo pseudonimo di Harry Simon Kitay. Questo è per quanto riguarda tutto quello che c'è da dire sulle Quello, Porte lo del sai Silenzio. perché lì ebbe il problema che Fulci, in effetti, con i film precedenti, che erano alcuni veramente brutti, si era rovinato il nome all'estero. Se prima Fulci era garanzia fino, diciamo, almeno allo Squarto d'Autore di New York, Manhattan Baby, ci metto anche Enigma, Murder Rock, fino a lì era abbastanza. Poi ha cominciato dopo Enigma così a scendere sempre più giù. E quando fai quei film televisivi, alcuni veramente mal riusciti, se poi io mi sposto, ma se vedi Sodoma Nascoste, uno chiaramente vede quello al mercato di Lucio Fulci, lo compra, poi vede che è quella cosa, non ci va nessuno, fai presto con due film sbagliati ai mercati a sfarti il nome. E poi era un film che tutti non si aspettavano, cioè non potevano mettere una brochure con gli zombie che strappavano le gole, a quel punto le vendevano tutti, perché era Fulci il regista dei zombie. Non c'è praticamente una goccia di sangue, è un film particolare, quindi è difficile vendere qualcosa Certo. che un pubblico più sezionario, diciamo più a stagno come quello horror, vuole l'horror puro di Fulci. Quindi si rega da zombie fino ad arrivato al massimo Black Cat, e dopo Manhattan Baby si fermano quasi tutti lì, i film più famosi di Fulci, perché lì ha dato il meglio di sicuro, ma poi anche perché lì comunque si era fatto il nome, fai presto in 5-6 anni purtroppo il mondo del cinema è così anche per chi lo vende, cioè, è Assolutamente. come era facile per Usna vendere tutto negli anni 90, poi non è più riuscito a vendere niente dei suoi progetti, cioè, c'è un certo punto perché perdi qualità o perdi nome, non interessava più nessuno, evidente Fulci negli anni 90, capito? Non, se non Assolutamente. era ancora venuto fuori Tarantino, purtroppo Tarantino è venuto fuori nell'ultimo periodo, veramente, perché ne ha parlato subito dopo Le Iene, però dopo Pulp Fiction è passato poco che lui ha davvero voluto incontrarlo, poco prima proprio che morisse, quindi magari, cioè, se Tarantino avesse parlato 4 anni prima, nel 90-89 sarebbe stato diverso, perché lì con Tarantino, insomma, che lo cita 2 volte in Kill Bill, con la musica di Crizzi, le scene, come nella città dei morti viventi e tutto il resto, insomma, credo che avrebbe avuto più spinta, insomma. Assolutamente. Lasciamo Lucio Fulci e vabbè, ancora un altro grande, Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, tratto dal romanzo Doppio Sogno di Arthur Schnitzler. Mi è Sì. partita, come dice il suo Sì. greggio, mi è partita. Allora, uscì nelle sale quando il regista era già morto, nonostante però delle voci affermino che addirittura non sia riuscito a terminare il film, per quanto riguarda il montaggio, No, chiaramente no, no, il sembra. montaggio l'ha finito Ha Spielberg. finito. L'ha finito Sembra ormai chiaro che. Spielberg. Esatto, sembra ormai chiaro che anche quest'ultima fase fosse giunta praticamente a conclusione quando sopraggiunse la morte. Morì durante il sonno, stroncato da un infarto. Allora, solamente era giovanissimo perché 70 anni, sinceramente, oggi si campa alla grande.
E va bene, questo è. Allora, tra l'altro, un'opera io ho sempre definito, secondo me, poco kubrickiana. Poi molti dicono che. Io l'ho posto. Tu dici l'opposto, invece io Una freddezza non agghiacciante. ma insomma, raccontaci un po' sto film, che ovviamente Sulla non poteva essere un Shutter testamento, perché 70 anni quello ne voleva fare sicuramente altri, c'era almeno già altri anche 6-7. una versione che era La morte del cavaliere e la fanciulla, mi ricordo, di Beppe Cino. Mi pare che lo portò già al cinema in Italia, del quale ho il Blu-ray, Però che portò già il libro. È per te è kubrickiana kubrickiano. anche la sceneggiatura, c'è cioè proprio la tematica, La secondo te? tematica è sempre quella, c'è cioè la famiglia di mezzo, il disgregamento attraverso la mancanza della carnalità, che è una cosa centrale, come avevamo già visto in Shining, dove loro praticamente marito e moglie, sesso non lo facevano, erano molto amici, se guardiamo tutti i film. E poi c'era questa enorme satira sul potere, la borghesia e il potere, come aveva sempre fatto, da Orizzonte di Gloria al Dottor Stranamore. E poi c'era un'incredibile tematica che è appunto quella della donna come personaggio liberatorio e positivo del film, al contrario appunto di quello che facevano molti altri registi, dove Tom Cruise è il coglione del film, insomma, in pratica gira tutto intorno a lui che è un coglione. La moglie dice tutto, non si spoilerizza con l'ultima frase, insomma, l'ultima parola che gli dice, parla per tutto quell'opera di Kubrick in un certo senso. Quindi quando sono a Natale, in quella scena meravigliosa finale, che dice appunto, e lì fai, vabbè, Kubrick è un genio e basta. Il film è un testamento probabilmente, non so quanto, perché gli è venuto un infarto, quindi quando ti dà un No, non infarto credo che era non testamento credo che qua. volesse con l'ultimo. Sicuramente Però io so possiamo che il capire la montaggio. direzione, Federico, possiamo capire la direzione che forse stava prendendo, che avrebbe forse preso No, Kubrick nemmeno? perché Kubrick era un film un altro. Cioè, da questo film erano passati tantissimi anni che non aveva fatto un film, quindi, ed era, mi pare, il Full Metal Jacket. Cioè, quindi, cioè, passa talmente tanto con Kubrick che può benissimo passare da Full Metal Jacket a Eyes Wide Shut. Cioè, quindi magari la prossima cosa, probabilmente, ora c'è Ridley Scott, lui continuava con questo Napoleone, forse con gli effetti speciali, la possibilità di poter utilizzare i mezzi degli anni 2000, avrebbe voluto fare Napoleone, probabilmente. Come film ci sarebbero voluti probabilmente 7, 8, 10 anni, ma ce l'avrebbe fatto vedere. Secondo me, un artista di tale calibro, che è probabilmente il migliore regista del mondo, anglosassone, al cinema di tutti i tempi, spenta la luce, vabbè, uguale, avrebbe girato qualcosa di completamente nuovo, completamente suo, e secondo me poteva benissimo andare a fare anche un'altra commedia. Non so, però Napoleone secondo me era la cosa più istintiva Istintiva. che mi viene da dire, perché è quello del suo progetto che ha sempre voluto fare. Poi, chiaramente, secondo me, ripeto, un artista del genere non sa dove va a parare, dove vorrà andare a parare, dove vuole andare a parare. Non è così. Gli incassi nel novembre del 99 la Warner Bros. Dichiarò pubblicamente che insomma, guadagnò così tanto Eyes Wide Shut che si assestava all'epoca come il maggior successo commerciale di Kubrick. Beh, ma sì, prima di tutto perché era morto, quindi mi dispiace E qui ha doverlo dire, ma dato c'è l'effetto, certo c'è l'effetto. un po' effetto Bruce Lee, Sì, parliamoci chiaramente, dai. tutti quelli che non Dai. avevano mai visto un film di Kubrick, anche solo per dire di averlo visto, ci sono buttati. E poi c'era una cosa fondamentale, che Kubrick ha quasi sempre evitato, ha sempre lui quasi creato le star, se non fosse per Peter Sellers e qualcun altro Jack Nicholson. E qui c'era la coppia che all'epoca andava tantissimo, Nicole Kidman Cruise, e poi ripeto c'era una Kidman nuda a mezzo film, e comunque anche quello tira, era un film poi particolare, c'erano tutte quelle scene della festa che sono di una bellezza inimmaginabile, giravano ovunque, sono diventate iconiche subito, cioè Kubrick ha la forza di far trasformare ogni film che fa tirarci fuori qualcosa, l'elmetto con il simbolo della pace in Vietnam, ogni cosa, Dottor Stranamore, lui col cappello che viene giù, non c'è un film che non c'è qualcosa che rimarrà sempre. E Eyes Wide Shut è uguale, ci sono delle cose che sono diventate, che quando adesso guardo un film e vedo questi con i cappucciati e le mascherone d'oro, così, Eyes Wide Shut, mi viene sempre, mi sembra Eyes Wide Shut. È un film che comunque è dolente, è un film su questo, però veramente è un trattato sul sesso, sull'amore, un'altra volta sullo scambio, sul cambio di persona.
Federica, a proposito di sesso, sei d'accordo? Sicuramente tu avresti detto no alla censura, che abbiano censurato la famosa scena dell'orgia, che tutti noi conosciamo del film, e sono state No, censurate diverse parti, se eh. era vivo Kubrick, secondo me censuravano poco, e perché lui aveva i diritti, si vede. Ecco. E poi così probabilmente vanno anche più carte, però no, perché non si censura mai. Io ero contrario anche alla riuscita di Shining al cinema, quella con i minuti in più, perché quella era quella che Kubrick aveva scartato. Non è il suo montaggio, quindi non va venduta come director's cut, ma è una cosa in più che era per il mercato americano del nord, che aveva i diritti e Kubrick non poteva mettere mano al montaggio finale e quindi la detestava. È per quello che dico che è sbagliato il suo testamento al 90%, perché comunque il montaggio non lo aveva finito, nel senso che lui faceva 600 montaggi, aveva fatto il E ci ha premontaggio, pensato e Spielberg. poi siccome sapevano tutti che era il suo regista, il suo amico, e aveva lasciato che qualunque cosa è rimasta incompiuta, non è un caso che AI, che era un pezzo di sceneggiatura di Kubrick, poi è andato a finire a farla Spielberg. Insomma, era un momento in cui erano vicini e si dice che l'abbia proprio montato come voleva, su indicazioni chiaramente del primo montaggio di Kubrick, ma che comunque l'abbia fatto il montaggio Spielberg, che comunque è che l'ho smontato io. Però sì, se qualcosa si vuole trovare, probabilmente qualcosa si può trovare che manca in questo film, però di Kubrick. Però io, se mi esce un film domani a sito, ho trovato un nuovo artista encomiabile, quindi c'è io l'ho sbalciato, l'ho visto 100.000 volte, e tutte le volte trovo un qualcosa nell'inquadratura geometrica, nella perfezione stilistica di Kubrickiano al 1000 per 1000. Sei d'accordo con la critica di Enrico Ghezzi? Il film più lavorato e complesso che sia dato di vedere, un film che richiede espressamente un di più di uno sguardo attento. Beh, certo, è quello che dicevo prima, sono d'accordissimo. E ogni dettaglio ha un'importanza nel racconto, che è un racconto talmente pregno, fatto di una semplicità unica, uno che gira durante una notte convinto di pigliare le corna e forse gliele fa, forse una alla festa, un racconto talmente onirico, però che ha i piedi per terra, quindi è pieno di sottotesti, di possibilità di chiavi di lettura. Ogni volta che lo guardi ci trovi qualcosa. Ghezzi non sbaglia quando parla di Kubrick. Oddio, Ghezzi che sbaglia è rarissimo. Fritz Lang, il Sì. Il dottor Mabuse. diabolico dottor Mabuse. Questo pure me lo vorrei Sì. rivedere, che è da tanto tempo. Questo ho visto, io sai, con Mabuse, quello del primo, il dottor Mabuse ci sono cresciuto, e anche con il secondo, che fece una Giavagio a fatti due in Germania. Il primo, Allora, a parte, diciamo che livelli. tutti i film bianco e nero degli anni 60, anche 50, però anni 60 sono tutti spettacolari, non solo quelli di fantascienza, ma anche Allora. tipo questi, appunto. Questo è incredibile, ma questo più che altro perché è del 60 e va detto che il primo è del 22, Esatto. cioè quindi lui è partito con un film muto che faceva una paura cane, un capolavoro dell'espressionismo, lo deve vedere tutti, il dottor Mabuse. Poi fece il testamento del dottor Mabuse nel 30, portando avanti questo personaggio. Poi andò, dopo M, scappò in America perché ebreo, se no lo facevano del bene. E quindi, poi, come ultimo film, incredibilmente ha fatto un testamento di uno dei suoi film più famosi. Appunto, rifacendo quasi un remake, perché poi è lui che ha i soliti È poteri, tornato e indietro appunto sì, con un praticamente. bianco e nero straordinario, chiaramente. Stavolta era Rudolf von Klemperinger a fare il protagonista schizzato con il faccione, e quello vecchio aveva il naso corvino, meraviglioso, con i capelli bianchi, questa specie di stranissimi thriller cinetici per un Fritz Lang che non sbaglia nemmeno il suo ultimo film, nemmeno a Paperello Picchiare. Cioè, io poi ho una venerazione per questo uomo, ma non credo di aver mai visto un film men che ottimo di Fritz Lang. Quindi e questo è un film bellissimo, perché poi è freschissimo come montaggi, montaggio parallelo, ha utilizzato un tipo di montaggio molto particolare, un tipo di fotografia in bianco e nero che riportava a un certo tipo di cinema È muto, ma che vero, però è vero. esplorava altro. Una sceneggiatura favolosa, e poi è riuscito chiaramente a trasformare un personaggio nato per il muto, quindi che recitava in un certo modo, a trasformarlo in qualcosa con la parola, e una recitazione che doveva andare oltre in un certo senso. E quindi, perché la parola aggiungeva, sai, il primo Mabuse era tutto, che venivano, infatti, come ben sappiamo, quasi tutti gli attori del muto sono stati deflagrati come arrivato al sonoro, perché Vero. È vero. non recitavano da sonoro, non sapevano aprire bocca, quindi. Però è così, qui il dottor Mabuse ha questi capelli bianchi, questi occhi, questi capelli biondi, sempre un po' più leccati indietro, meno naso corvino, gli occhi pallati. È pauroso, è un film che fa paura dell'epoca, e io lo porto sempre nel cuore, come tutte, non so se è un'opera testamento perché non so abbastanza, mi
Sa che aveva qualche annetto Fritz Lang, però non lo so, ci vado subito, Sì, guarda, faccio prima. Lang ci ha Ha 86 lasciato, anni, insomma. Per sì, essere di quella nel generazione non ha campato '70, pochissimo. beh, è morto 16 anni dopo praticamente Sì, l'ultima però opera. bisogna vedere quanti anni aveva, capito? Cioè, aveva già Sì, 66 anni quando ha fatto Mabuse. 66 anni, poi di quanti lui, chili? ho letto che gli ultimi anni li ha passati ovviamente a ritirare premi, Andare in insomma, giro ne ha per il mondo. passati, esatto. Tra le curiosità c'è anche il nostro tricolore all'interno del film, perché hanno partecipato al film come attori Andrea Checchi, Nico Pepe, Linda Sini, insomma, tre italiani. In questo film Perché Tedeschen, era la quota italiana, perché era un prodotto sì, esatto, tedesco, questo non era più americano, la produzione era tedesca, francese, italiana di questo. E quindi c'era la quota anche nostra. la prima del film ebbe luogo a Stoccarda il 14 maggio del 1970. La critica dice: come film d'avventura, l'ultimo Lang è magistrale, come dicevi te, dando sfogo alla sua passione per gli episodi drammatici svolti ad un ritmo da mozzare il fiato. Il regista realizza un'opera che regge bene il confronto con il lavoro del suo precedente periodo americano, ma è anche qualcosa di più di un film d'avventura. Lang voleva lanciare un avvertimento sulla dipendenza dalla tecnologia, sui benefici della scienza che possono trasformarsi in minaccia in un'epoca, molto visionario lui, in cui un pazzo premendo un bottone può scatenare una catastrofe nucleare. Guarda un po', resuscitare il metafisico, il mefistofelico dottore significa anche riassumere le forme, i contenuti, il significato di una vita donata al cinema. Gli occhi del gufo della prima maschera di Mabuse, trasformati nelle orbite incavate che caratterizzano il dottore del testamento, diventano gli occhiali neri sul volto ascetico di Cornelius, gli stessi che rafforzano e limitano lo sguardo dell'autore. Sembra che Lang approfitti del personaggio per dirci tutta la pena e l'ansia di un regista invecchiato, gradualmente derubato della libertà e della luce. Con il sembiante di Mabuse, Lang chiude infatti il primo periodo tedesco in suggella l'intera carriera. Questo era Esatto. per terminare. Adesso passiamo al grande Wes Craven, Scream, quarto 4. capitolo di Scream, e poi sappiamo Scream è andato avanti senza di lui, sta andando avanti senza di lui, ma la sua anima per me permea praticamente questa saga. Parlaci un po' di Scream 4. Sappiamo che Wes purtroppo è morto di tumore, quindi aveva un Io credo lo tumore, quindi sapesse, mi sa che non ne faceva più, mi sa che lo sapeva, ma non quando girava il film, credo. Perché sì, perché è passato un pochino di tempo, quindi. sì, infatti, infatti. Però, che dire, di sicuro non è il dottor Mabuse, con tutto il bene al mio buon Wes, che ha fatto ben altri capolavori. È il quarto film alimentare per un regista che continuava a fare la sua saga, che andava avanti, e fino a quel momento bene, perché comunque anche il quarto era un buon capitolo. Pur amando io più di tutti il primo e il terzo in assoluto, comunque era un buon capitolo. Io che continuo ad andare avanti un po' mi irrita, però va bene lo stesso, il cinema è fatto così. E posso dire che io comunque lo vidi al cinema, mi divertii, più che altro perché mi fece piacere per il povero Wes che non beccava più un film, cioè non È riusciva più vero. a incassare come Soul to Take, quello, quell'altro, l'aveva fatto anche Bruttarelli, quindi invece questo lo riportò abbastanza su. Mi dispiace leggere, per esempio, Tarantino ha messo tra i 20 film più brutti della storia Scream di Wes Craven, non so cosa ha Questo visto, non lo vabbè sapevo che ci ha addirittura. messo anche Vertigo di Hitchcock, Intrigo Internazionale, fra i film più brutti della storia. Cioè, Tarantino ultimamente, veramente negli ultimi mesi, levatevi quello che beve, perché non so, Ruzzo, ma davvero, cioè, non si può dire cose del Vabbè. genere, vabbè. Comunque, detto questo, e quindi per me Wes Craven è Wes Craven, al di là di Scream 4, cioè, per me Wes Craven resta comunque Nightmare, resta i suoi primi film, Con il nonno di occhi, resta L'ultima casa a sinistra, resta Sotto shock, per me resta Il perdere l'arcobaleno, che forse è il suo film che preferisco, quindi per me Wes Craven resta un maestro. Se era un testamento non lo so, perché non so la sua malattia purtroppo come l'ha portato via, però so che stava lavorando a Scream 5, che è morto in quel momento, quindi probabilmente sapeva che quello rimaneva l'ultimo, forse, Sì, non so. guarda, lo leggiamo, morì a Los Angeles il 30 agosto del 2015 a 76 anni. Tra l'altro io in quel giorno ero al mare, lessi l'ANSA dal cellulare, dopo aver lottato a lungo contro un tumore al cervello, nonostante stesse lavorando a nuovi progetti, quindi
Nel 2022 Matt Bettinelli Olpin e Tyler Gillett lo hanno omaggiato dirigendo il quinto appunto capitolo di Scream, che ottenne poi ha ottenuto un grande successo. Quindi aveva questo tumore al cervello. Tumore al cervello non penso che duri moltissimo, nel senso che No. non credo che l'abbia scoperto quando stava girando Scream 4, che era il 2011. Quindi questo. No, mi sa che però dal 2011 al 2015 non hai fatto niente, mi sa che l'hai scoperto nel 2012, che puoi cantare, se sei ricco Probabilmente magari un paio d'anni ce ce la la fai, non lo so, fai qualche annetto, qualche forse, annetto, che tumore al due o cervello tre può essere. anni magari, però non lo so perché io purtroppo se c'è la cosa, io non ho paura di niente, ma ho delle malattie Delle abbastanza, cioè, io malattie. horror non me ne frega niente, per quello che la gente dice ha paura dei film, paura della vita, gli horror Cos'è sì. che non ha funzionato secondo te negli ultimi anni di Wes? A parte ovviamente, vabbè, andare sul sicuro, insomma, andare Ma su sai, Scream, che è la sua saga. probabilmente gli mancava un po' di ispirazione perché non era la regia che magari era voluta di Soul to Take o di Red Eye, erano proprio le storie che mancavano, secondo me, di forza. Mancavano le storie, evidentemente aveva bisogno di raccontare qualcosa di più interessante. Tutto Che lì, pensi? perché poi alcuni hanno anche avuto successo, cioè perché quello su Lupi Mannari, cioè, che lui aveva girato completamente diverso, 2 ore e mezzo di film, tutto con Lupi Mannari analogici, poi gliel'hanno fatto rigirare completamente, hanno tenuto 20 minuti, mezz'ora, l'hanno fatto rigirare con un altro cast, i due che erano Bello. amanti sono diventati fratello e sorella, gli hanno fatto rigirare tutto quello su Lupi Mannari, che non mi ricordo come si chiama, degli anni 2000, cioè che veramente... Non era più un suo film, quindi penso che lì abbia preso già la prima musata, cioè l'idea che un regista che fino a quel punto aveva fatto il cazzo che gli pare viene cancellato il film perché è troppo violento, troppo all'antica, troppo lento, troppo lungo per fargli fare poi quell'altra fine che ha fatto, che è il continuo incredibile, l'ho visto 10 volte, non mi ricordo assolutamente il titolo, con Cristina Ricci che fa la Lupomannara, appunto, è quello lì di non so, Merlo's Place o qualcosa del genere. Quindi boh. Secondo me proprio Wes Craven negli ultimi anni ha pagato il fatto di aver fatto dei flop al cinema, non ha incassato e quindi si è ributtato sul sicuro, Anche perché in chiaramente, America se sperando di poter fai tornare a casa sua. no, anche perché in America se fai già due opere flop una dietro l'altra, È già ti tanto se ti fanno fare la terza, ecco, rimettono subito da parte, diciamolo questo, perché ma non anche è se sei un grande regista, no, mettono da beh, parte anche se non fai flop. lì altro che essere di Hollywood per terra, ma lì vieni sfanculato in un attimo In un se attimo fai due vai a riportare le lettere. diciamoci la verità, non è quello. Ma secondo te, anche qua, Wes, che secondo te, secondo modo di vedere, che direzione avrebbe preso, secondo te, se avesse continuato? Io credo che non avrebbe fatto Scream 5 e che si sarebbe buttato come tutti i registi di una certa età a quel punto in un progetto personale. Se ce la fanno a scavallare lì e continuano a fare cinema lì come per il dottor Mabuse avrebbe fatto forse il suo dottor Mabuse, c'è cioè un ritorno a un certo tipo di cinema più scritto da lui, più incentrato su di lui, perché lavorava a diversi progetti molto personali, perché il successo di Scream 4 è stato molto buono, quindi aveva probabilmente riacquisito un po' di forza finanziaria e di poter parlare con il produttore, secondo me ci ha lavorato per un annetto, due, per fare il suo progetto e poi probabilmente si è ammalato. E al cervello, oltretutto, è un tumore che non ti dà nemmeno una Guarda, possibilità di tra l'altro girare. sto leggendo varie cose che volevo un attimino informarmi. Lui è morto in pochi mesi da quando l'ho scoperto. Cioè lui evidentemente ha lavorato per 2, 3 anni a questi progetti, pronto per partire perché voleva fare roba sua e poi nel giro di un anno arrivederci. Sì, perché Perché pochi prima ti mesi. senti ma è ma perché prima ti senti male, quindi vuol dire che non stai tanto Tanto bene. Poi, bene. dopo 6 mesi, di solito vai a fare l'esame, se duri pochi mesi vuol dire che l'hai preso tardissimo. Quindi, evidentemente, Porello, sì, poracci, dai. proprio non ho avuto tempo. Allora, che poi insomma, il cervello insieme a quello dei polmoni è uno praticamente dei più gravi, difficile che ti salvi. Quindi, questo. Parliamo di shock. Mario Bava, tra l'altro, Giovanni ha fatto il post su Facebook, è arrivato il like di Lamberto, che si vede Lambertone, il Lambertone che ci ha messo il like. c'ero fortunatamente a cena qualche giorno fa. Sì, Ho visto che stavo stavi con, su, Fe stavi ero con con Lambertone. Federico, con Federico, Lambertone. tutto, ho parlato con il nostro Zampaglione pure in privato, sono molto contento, mi ha sgridato che non c'ero. Ah, Federico, a me mi sono nate due cucciole e mi lo posso so, c'è cane in spostare giro per casa, per ora è da casa. così. Purtroppo non posso a Roma, quando arrivo a No, Roma vengo, abbiamo già. shock.
Mi ha detto faccio la cosa privata a Roma, quando la fai a Roma. Io ho detto sei di Roma, sei romano, falla a Roma pure, a Beh, Trieste, Milano. in effetti mi pare giusto. Vai, Allora, shock. shock che appunto Lambertone ha girato per un bel po', perché comunque lì, da quello che mi disse, girò molte scene, perché Sì. comunque era un momento in cui il padre voleva dare il cambio, e lo fece, perché nel giro di 2 o 3 anni Alberto esordì al cinema con Macabro. E Shock per me è un film bomba, non so se fosse un testamento voluto o no, ma non credo. Non Credo credo, volessi girare altro, però è un film che è una grandissima Dario Nicolodi, un film che ha ispirato tantissimo il cinema, in realtà horror, un'altra volta, perché pur prendendo anche qui da Giro di Vite, da un po' di Harry James, da un certo tipo di storia di fantasmi, è gotica, con possessione e via dicendo, però che gioca anche con un immaginario particolare, se pensiamo alla scena del salto sulla sedia, forse più ben costruita sì. che di intenzione mai fatta, quando lei sale su per le scale, entra, poi esce dalla porta, rimane sul corridoio e noi vediamo il bambino che gli va incontro, poi a un certo punto il bambino scompare perché noi vediamo che lei è di lato a una scala, quindi non vediamo lei in pieno. Il bambino passa sotto perché è basso e torna su come una specie di zombie in un attimo, quindi è una scena talmente potente che io manca meno muoio, mi è preso proprio male. Fatto bellissimo perché me l'ha creata con la tensione, e poi è il trucco che è geniale perché non ha dovuto fare altro che far tirare su una persona. Il bambino scompariva di suo perché era basso sotto la visione dello spettatore e È usciva di botto vero. su di lei, si trasformava in qualcosa. Quindi la bravura della Nicolodi, un'inquadratura fissa. Un film del quale mi ricordo questa altalena, l'ho visto 1000 volte. È un film del quale mi ricordo questa ambientazione così fredda, con quella scena meravigliosa appunto di lei che ha l'incubo con i capelli che girano, che spiega appunto che l'ha fatta facendo girare sul tavolo una cosa meravigliosa che sembra che i capelli li vogliono per aria, no? Invece è lei che a testa in giù, in un trucco Anche qui meraviglioso fatto l'artigianalità, praticamente a mano, no? Anche qui cioè di l'artigianalità c'è. grandissimi effetti, grandissime idee, grandissima messa in scena per una sceneggiatura tutto sommato normale, ma che lui esalta con un lavoro sopraffino, perché per Mario Bava è un genio, eh? Aveva un'idea proprio della messa in scena che era superiore al 99,9% dei registi viventi. Tra l'altro, se non ricordo male, proprio Lamberto ci raccontò in una live qua che morì all'improvviso il papà, cioè, non ci si attendeva, insomma, che era anziano, va bene, ma non ci, insomma, non se l'aspettava. No, no. Anche Mario stava preparando nuovi progetti, tant'è che aveva lavorato, aveva fatto delle cose anche per Inferno di Dario Argento, quindi Certo. cioè era comunque in pieno lavoro, quindi non se l'aspettava la morte di Mario, non No, era malato, credo, no, anche lui, credo, cuore, sì, addirittura quindi anche lui cuore giustamente. infarto, quindi siamo sempre là, era ancora pieno di lavoro, nonostante era del 14, il papà chiaramente morì nell'80, quindi questo bisogna dirlo, che non era prevista No, insomma, la morte, seppur stava male, ma insomma non così da far. non era anzianissimo, cioè non era una persona vecchia, No, no, quindi no, assolutamente, poverino. assolutamente, morì all'improvviso. Morì all'improvviso, Sì. e quindi è un testamento che rimane comunque forte di un artista che ripeto, Tra per l'altro me possiamo Shock dire, è la Federico, bomba. non so se tu sei d'accordo, ma la filmografia, ci sono dei registi che, come abbiamo visto anche con Wes, no? Hanno alti e bassi. Mario Bava, o sono io che non li vedo tutti questi grandi bassi, oppure ha avuto una filmografia abbastanza costante. Perché Sì, anche certo. l'ultima opera che lui ha Allora, fatto è oggi è stravalutata proprio al massimo. no, Shock. diciamo che chiaramente, avendo fatto tantissimi film, ci sono alcuni come i western che lui non amava e si vede, cioè, però Sì. sono film comunque fatti con mestiere quelli. Ci sono film Su che lui amava e commissione, su come commissione, diceva il cioè, film. diciamo che lui si sa che amava il fantasy, era un amante di tutto ciò che era fantastico, gotico, quindi si sa che i suoi film sono La maschera del demonio, sono Operazione Paura, quelli che proprio i suoi film sentiti, o anche su commissione voluti tipo Diabolik per sfruttare l'idea del po' della pop art, oppure dello stesso Shock per dare un'idea appunto di come Esatto. un vecchio maestro che aveva dato in là al cinema del thriller italiano potesse rinnovarlo. Era un regista che si è mosso tantissimo, e quindi trovare dei film veramente, io reazione a catena, cioè trovare dei film. A me piace anche quello del Castello, mi ricordo come si chiama, degli anni 70, che è un po' in ritardo, però
Non è male, cioè, secondo Reazione me a catena, il pre-slasher. sì, uno dei proto-slasher. E quindi, cioè, mettendo insieme tutto, considerando che è un regista che ha fatto appunto cinema d'autore, secondo me, perché lui è un autore puro, ma alimentare almeno per metà, quindi la metà dei suoi film possono essere anche dimenticabili, ma però è un regista che permette l'orrore nello spazio, cioè quando tocca il genere lo eleva, cioè fa l'horror, fa la maschera del demonio, Operazione Paura, fa il thriller, fa Shocker, fa la fantascienza, fa Terrore nello spazio, Fantastico. fa comunque lo spionaggio e cose, fa Diabolik, che è bellissimo, tocca, tranne il western, anche quando faceva la commedia con Frankie Cicci, i suoi sono fantastici come quelli di Fulci, cioè è Ci un stavo regista. dicendo anche il castello di Norimberga, certo, Castello di Norimberga è quello che certo. dicevo prima, appunto, Sì. che pure comunque sono tutti film che hanno insieme la Lisa e il Diavolo, non ho La casa del tuo esorcismo perché non lo No, no, considerano, non lo per considero, carità. non lo considero suo, ma La Lisa e il Diavolo è bellissimo. Cioè, quindi è un regista, secondo me, dotato di una tale forza che anche secondo me, perché in Italia non hanno avuto il coraggio anche lui di dargli Che poi budget più Lamberto ci alti. ha raccontato che sull'Isola del Diavolo, quando gli hanno fatto poi Sì. bestemmiava, ma Di tutti, sì, anche successo perché un alcune casino parti lì. l'ha dovuto rigirare Lamberto per il film, sì, che immaginati che casino, in famiglia, e Incazzato quindi nero, quindi capisci sì, che perché era c'è. un film molto personale e bellissimo, quindi Esatto. capisco che volessero avere la copia dell'Esorcista, però porca miseria, deflagrare così un regista è cattiveria pura. Cattiveria pure, successo un casino lì. Allora, c'è una sorpresa per te. Ti ho messo un film in più, George Romero, Survival of the Dead, L'isola dei sopravvissuti. Grandissimo film. Io ho avuto la fortuna e la sfortuna di essere uno degli ultimi a intervistarlo pochi mesi prima che morisse, ma è morto l'anno dopo che l'ho intervistato io purtroppo. E con me anche in privato ha detto che era pieno di progetti, lui se riusciva a trovare i soldi, lui aveva 2000 idee, era, quando l'ho conosciuto io nel 2016 era appena uscito da una brutta botta di salute, era magro, si stava riprendendo, nessuno si aspettava, anche lui se l'è portato via molto velocemente. Sì, E molto presto è quindi andato via. non credo volesse essere un suo testamento, lui voleva fare Noir of the Dead, voleva fare Space of the Dead, aveva 2000 idee sia su Martin Manchi che non, 2000 idee, 2000 che voleva portare avanti e che tutti sanno che voleva portare avanti, come sapeva meglio di me, se volete sentire, Zelali, che era un suo amico, il giornalista Paolo, che sa tutto, insomma l'ha seguito fino alla fine con la moglie, è un regista che non era il suo testamento, però il film è bellissimo, uno di quei film non capiti assolutamente. Film Non come al solito compresi, politico, non ma compresi fino assolutamente. Ma Romero ancora non è considerato per il maestro che deve essere. Tutti solo con quella cazzo di Notte dei Morti Viventi. Questo regista ha fatto almeno 5 capolavori, se non 6, che va lasciato stare. È un genio, un altro genio, non di genere, ma è proprio un autore totale, riconoscibile da ogni fotogramma. Survival of the Dead elimina l'azione e tramuta la tensione in tensione drammatica, quasi da film di western anni 30. Trasformando il film di zombie in una faida fra famiglie e quindi una faida religiosa, una faida morale, una faida epica, una faida sociale e politica, e la gente non gradisce perché è un film dove devi pensare troppo. Quando lo guardi, hai la sensazione di guardare qualcosa che non è stato fatto per essere visto una volta sola e non è stato fatto solo per intrattenere. Questo nel periodo in cui è uscito non andava assolutamente bene, perché a differenza di Diary of the Dead, che andò molto bene quello prima perché costò veramente pochissimo, poche centinaia di migliaia di dollari, ed era fatto il documentario, come dico io, definitivo, meglio di quello non ce n'è più, è il miglior documentario mai fatto nella storia del cinema. Si butta su un survival, come mi disse lui, con un paio di milioni, qualche cosina di più di budget, andò molto male e quindi lì crollarono tutte le idee su fare Noir of the Dead, perché lui voleva fare gli zombie in versione noir Federico, anni 40. ultima domanda di questa diretta, mi sorge quasi spontanea mentre mi stai parlando. Lucio Fulci, Giorgio Romero, delusioni entrambe negli ultimi anni della loro carriera rispetto a quello che gli veniva, insomma, o propinato o comunque. Cioè, ma no, la delusione Romero l'ha avuta più in un periodo degli anni 90, quando non lo facevano lavorare, firmò tipo per l'Universal che lo pagava 1 milione di dollari l'anno per non fare film, lui riportava i progetti e poi fortunatamente dopo 4 anni arrivò l'Universal, quel canale dello studio francese, riprodusse Bruiser, iniziò un minimo a lavorare e poi fortunatamente per noi ritornarono di moda con L'Alba dei Morti Viventi e altre cose, i film di zombie, e gli diedero i soldi per fare La Terra dei Morti Viventi, che andò anche bene, bellissimo film. Però lui ci si trovò male, disse non, ma a me mi disse non voleva più lavorare con una grande produzione perché gli rompevano i coglioni, quindi si produsse Dare of the Dead, poi Survival e poi purtroppo E poi ci ha purtroppo lasciato. niente da fare. Federico, noi ci vediamo a fine dicembre in versione Certo. natalizia, parleremo di tutti i film horror natalizi, La quindi voglia. preparati.
Gli diamo Tanto me li tutto. riguardo tutto l'anno. Ciao Fede. Ciao, Ciao, solito ciao. piacere, un abbraccio a tutti. Un bel abbraccio.